Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la nota presentatrice televisiva argentina ha raccontato un episodio drammatico da lei vissuto in tempi non sospetti. Sempre sulla cresta dell'onda, Belén Rodríguez è senz'altro una delle donne più chiacchierate del mondo dello show business italiano. Mentre lei è tornata da poco alla conduzione delle Iene, due persone a lei carissime si stanno cimentando in una sfida appassionante ma, al tempo stesso, molto difficile. Stiamo parlando di suo fratello Jeremías e di suo padre Gustavo, i quali hanno preso parte alla 16ª edizione dell'Isola dei Famosi. Nel corso delle prime battute del reality show targato Mediaset la coppia si è comportata molto bene. I due infatti, finora sono tra i pochi a non essersi lamentati per la fame, mostrando inoltre anche una certa abilità nelle prove fisiche. Belén ha già lanciato un messaggio di supporto per i suoi carissimi parenti che stanno affrontando le insidie di un programma tra i più originali in assoluto del palinsesto televisivo nostrano. Sua sorella Cecilia invece, è stata ospite della puntata inaugurale, durante la quale ha supportato il padre ed il fratello direttamente dallo studio in cui la Blasi presenta il format. Belén Rodríguez, la corsa al pronto soccorso della showgirl. Anche se la carriera è sempre stata tra i primi posti nelle priorità della Rodríguez, la famiglia riveste sicuramente un ruolo ancor più importante. Estremamente innamorata dei suoi due figli, Belén di recente è stata accostata nuovamente al suo ex marito Stefano De Martino. L'affiatamento della coppia è in continua crescita, fatto testimoniabile da una serie di indizi che i due hanno fatto trapelare tramite i social network ma non solo. Non molto tempo fa invece, ovvero poco dopo la nascita di Luna Marie, la conduttrice sudamericana ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Verissimo. Per l'occasione, ha raccontato un drammatico aneddoto alla padrona di casa Silvia Toffanin, la quale ha ascoltato la storia con grande attenzione. Stando alle parole della Rodríguez, la sua seconda gravidanza è stata più travagliata rispetto alla prima, sono stanca. Non mi fa dormire. Sono totalmente innamorata di lei. Il parto è andato benissimo, ho fatto l'epidurale. La gravidanza è stata dura, molte nausee, ha dichiarato Belén prima di rivelare una sciocchezza da lei commessa che per poco non le costava carissima. Sono tornata a lavorare dopo 7 giorni dal parto e sono svenuta. Ho fatto un pasticcio, ho preso dei drenanti per tornare in forma e mi sono disidratata. Sono finita in ambulanza con la flebo. Poteva essere una cosa grave, così ha concluso la showgirl che, in ultima battuta, ha voluto consigliare a tutte le donne reduci dalla gravidanza di non replicare lo sbaglio in cui lei invece è purtroppo incappata. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.